Tornando un po' indietro, storicamente, altre figure di santi mi hanno reso la vita più bella. Un esempio è San Felice da Nicosia, che mi ha affascinato da subito per la sua vita umile e obbediente. Anche lui era un innamorato dell'Immacolata. Egli mi ha insegnato non solo il valore dell'obbedienza, ma a fare ogni cosa non per un tornaconto personale, ma a lode e gloria di Dio. Il suo motto mi si impresse letteralmente nell'anima, sia per l'amor di Dio. Sì, tutto imparai a fare per amore di Dio e soprattutto ad accogliere le croci e le sofferenze per amore del Signore e dell'Immacolata. La sua umiltà era contagiosa e studiavo continuamente di essere umile e obbediente come lui, con scarsi risultati. Il suo ricordo, ancora oggi, mi riempie il cuore di gioia e fa ardere in me il desiderio dell'umiltà profonda e di spingermi sempre più avanti nella via della piena conformità a Gesù crocifisso.